Attenzione! Mentre Robertino era costretto a scappare in auto contromano perché la gente lo voleva ringraziare per il lavoro svolto, è arrivata una notizia dal Tribunale dei Ministri. Terribile malattia. Archiviato l'ultimo procedimento su Speranza, l'ex ministro contestato dai Novax, riconosciuta dal Tribunale dei Ministri la correttezza della condotta. Ma attenzione, cara Ansa, adesso Mimar ti impara come si fanno i titoli. Allora, Novax intanto lo togliamo, perché voi avete la certezza che fossero Novax quelli? Io no, anche perché ho mostrato i video. E adesso andiamo a scrivere assieme. Guardate, scriviamo damage, che si può leggere anche in inglese, damage, che suona meglio, damage. L'ex ministro contestato dai damage. Ok? Il Tribunale dei Ministri è un organo speciale presente all'interno di ogni Corte d'Appello che ha competenza sui reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi in sostanza giudica i reati commessi dal Governo durante però il loro lavoro, non le cose che fanno, come comuni cittadini. E il Tribunale dei Ministri cosa ha fatto? Ha archiviato un procedimento a suo carico, quindi a carico di Robertino, che era stato avviato in seguito ad alcune denunce relative alla campagna di vaccinazione durante la terribile malattia. Il suo avvocato, che è Danilo Leva, ha dichiarato che la condotta di Speranza è stata corretta perché volta esclusivamente alla difesa dell'interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini. E adesso? E adesso è tutto finito, perché questo procedimento nei suoi confronti era l'ultimo tra quelli relativi alla gestione terribile malattia. Ma leggiamo adesso che cosa ha scritto Robertino. Roberto Speranza ha agito all'interno delle proprie prerogative istituzionali per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva della popolazione e giammai per fini individualistici specialmente dolosi. Quindi l'ha fatto per il nostro bene, non per scopi individuali e non con la volontà di nuocere. Con queste parole il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato l'ultimo procedimento giudiziario ancora aperto a mio carico. Ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa. In una situazione difficilissima, ho dato tutto me stesso per salvare la vita delle persone, seguendo le indicazioni della comunità scientifica. Questa è stata la mia esclusiva priorità, come è giusto che sia per chi ha giurato sulla Costituzione come ministro della salute. Ho vissuto giorni non facili, anche per una vera e propria campagna d'odio tuttora in corso, alimentata da alcuni organi di comunicazione. Ma guarda un po', oggi però voglio solo dire grazie dal profondo del cuore alle tante persone che mi hanno fatto sentire il loro sostegno. Poi 7.558 mi piace, 1.233 commenti, 1.256 condivisioni. Wow! E questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.